Calendario dell'avvento, devo aprire il numero 2, che è un altro ovetto. Credo che sarà un calendario dell'avvento pieno d'ovetti. Se è così è un po' noiosetto. E il numero 3, che è oggi. Dov'è? Eccolo. Ciao, un altro ovetto. Però avevo proprio voglia di cioccolata. Lunedì veramente di super relax, infatti finalmente mi sono fermata un secondo, poi sono stata a casa in poche parole perché questo fine settimana è stato un pochino movimentato e ho approfittato per farmi le mani con il semipermanente. Vedete, le ho fatte con queste due unghie un po' brilloccose, ho usato il mio solito bordeaux, questo qua che trovo da Kepro, mi pare. So, mi piacciono molto, sono molto natalizie, quindi oggi veramente non vi ho potuto dire niente, però ho capito che dai miei vlog, riguardando anche quello della settimana scorsa, avete capito che in realtà io sono tipo la maggior parte del tempo sto struccata. Magari nei miei video di solito si vede che io sono sempre super truccata, invece nella vita reale il trucco lo indosso veramente poco, soprattutto perché, vabbè, quando sto in casa, dite, certo. Comunque vorrei quasi approfittare per fare qualche maschera perché sento la pelle un po' secca, cioè mai qua, ovviamente, però il resto del viso me lo sento un po' secco, quindi forse approfitto per farmi qualche maschera. Sono venuta in bagno per provare questo foreo qui che avevo trovato nel calendario dell'avvento. Vediamo se funziona o se era ovviamente il mio detergente del momento, che è questo qua di Darfin, che lo amo. Mi sono anche apparecchiata con le orecchiette da gatto. Comunque proviamolo, va. È arrivato questo bel paccone e magari lo apriamo insieme, che dite? Viene da Estée Lauder, ragazze, guardate che meraviglia. Un mega kit. Sono pronta a girare il video per domani, per mercoledì, e volevo farvi vedere il mio set, che adesso sembra, lo so, è bello incasinato, però. Questo qua è il mio set, come vedete in realtà vivo in pochi centimetri, però vabbè, mi basta anche perché comunque viene abbastanza carino. Questi sono in retroscena, solamente per voi che vedete i miei wiki vlogmas. Tra l'altro qui con le fonti di luce incredibile, vi dico che non mi piaccio per niente con questi capelli perché sembra una scappata di casa, pure là il riflesso che brutta, però non avevo il tempo di farmi lo shampoo oggi, cioè raga, oggi è proprio una giornata sottotono, lo dice anche il mio oroscopo, Paolo Fox non mente mai. Mercoledì, finalmente sono uscita, sono stata lunedì e martedì praticamente a casa, non sono mai uscita e oggi ho deciso di venirmi a fare una passeggiata con Lorenzo e sono venuta alla metro a prenderlo perché così andiamo insieme a Via Tuscolana, comunque non so, ora vediamo, facciamo un giretto insieme. Mi vedete un po' giù perché sono state delle giornate un po' brutte, però siccome ormai mi sono presa l'impegno di fare questo weekly vlogmas, insomma di portarvi con me ogni giorno fino a Natale, in poche parole, vi faccio vedere il bello, ma vi faccio vedere anche un pochetto del brutto, perché alla fine la vita è così, non è che è sempre tutta un sorriso. Ora mi ha fatto piacere perché il primo mi avete fatto un sacco di, insomma, mi avete scritto un sacco di commenti dicendomi che sono sempre allegra, che mi metto allegria e mi fa piacere, però purtroppo non sono sempre così allegra, devo ammetterlo. E quindi ecco, vi è beccata anche una sera triste. Sono accadute delle cose un po', cioè, della vita normale, ovvero lavori pagati, cioè tipo devo combattere per avere dei soldi che mi spettano, una cosa proprio che mi fa rabbia, è una cosa che è anche un po' privata, e dici, cioè, potresti pure tenere per te, però è la cosa principale. Poi sto lavoro che c'è, non c'è, sto un po' combattendo con delle cose e spero che si risolveranno al più presto perché, che stare così è un po' brutto. Come vedete, ecco, se avete già visto il primo weekly vlog, ma se avete capito che insomma sto a casa molto spesso e un po' mi dispiace perché insomma vorrei lavorare, quindi sto canalizzando le mie energie su questo, su YouTube, quindi vi chiedo anche una mano a voi ovviamente perché mi serve insomma tutto il vostro supporto, magari aiutandomi a condividere il più possibile il mio canale a qualche amica, a qualche persona che potrebbe piacere, in modo da non rimanere così piccoli per sempre. Qui il solito modello domani. Oh my God. Siamo in mezzo ai giovani.
Sì, stiamo a Strada Tuscolana, ma a fare Fontana dei Trevi. Madonna, in piena di gente. Lorenzo voleva comprare questi qua per fare uno scherzo alla mamma. Vai, la trova sul letto, se la tagliamo. Oggi è andata un pochino così. Lui mi vuole far stare a dieta. No, non vivemo qua, però. Però siamo al McDonald's. Quindi un per Mac. Perché hanno fatto tipo le offerte, tipo, sapete, quelle un giorno, ogni giorno c'è un'offerta. Voleva lei la tazza, però ci hanno dato i bicchieri. Ah, è vero, ah sì, perché ci hanno regalato tipo i bicchieri. Niente di che. E poi c'era il Crispy McBacon, che è tipo il mio pernino preferito, in offerta. Poi lui si prende questo Crispy McBacon, che prende, sono due godolette e lo modifichiamo. Lo modifichiamo, ok, certo, però. Sì, bravo, io so per Mac, io voglio mangiare sono. Sì. Però vedete, cioè so quasi sono un sacco buone, però due sono troppi. Sono un po' classico. E edizione in edizione limitata addirittura. Giovedì ve lo do così, il buongiorno ve lo do così, che non è manco giorno, siamo nel parcheggio di Porte di Roma. Beh, penso che lo conoscono. Beh no, cioè mica tutti so di Roma, però la cosa bella è che lui dice sempre che stiamo a Porte di Roma, oggi ci stiamo veramente. Questa cosa fa molto ridere, in verità no. Sì, no, in realtà ci abitiamo, però lei non l'ha mai detto. No, veramente no. Sì, infatti lei sta verso l'ingresso. Vabbè, voglio far giro l'urgo, l'urgo largo. Siamo venuti a fare una cosa bella e importante, ma non diremo nulla. È una Mercedes, però pare una Fiat. Vabbè, voi non lo sentite perché sentite solo me, ovviamente. Io sono qui a Porte di Roma con Antonella Clerici. Sarei io. Bene, grazie. Ti perché è stata convocata per fare un colloquio qua al ristorante. Sì. Vabbè, comunque non diciamo niente per non portarci sfortuna. Oggi è una giornata. Oggi è una. Vabbè. Oggi è una giornata un po' particolare. Ne approfitto perché c'è una luce bellissima che sta. Bello. È solo lui che distrae da. Non si fa. Non si riprendono le persone così a buco. Vabbè, la taglio la cosa. Qua la Santa Sede, come dice Ali Hilton, perché insomma. San, san, san. Quante cose mi compri? Eh? Quante cose mi compri? Questo è tutto l'uno. È tutto mio. Oggi lui mi sta un po' antipatico. Salve, sono Giuliana, benvenuti gli altri, mi dica. Mi prende in giro, come devo fare? Votate. Non è vero, votate. Non ti prendo in giro. Cosa devo fare? Devo tagliargli le gambe? Votare? Che devono votare? Scrivetemelo tutto nei commenti. Cosa devono scrivere? Qual è la sevizia che gli posso fare? No, sì. Stanno dalla parte mia, sicuramente. Non credo. Dai, vero? Come fai? Mi riprendi mentre parlo di tua mamma? Dai, continua. Così poi c'ho le prove. Fa un po'. Sara! Non rientrare tardi. E io come faccio? Io sto stare con una persona che mi piace così tanto in giro. È così che fa Sara. Ah sì? Pure mozzica pure, tipo. Vedi? È tipo una sorta di velociraptor questa. A proposito, ma a loro piace il Natale a tutte o so tutte come te? Vuole a sapere me piace se il piace Natale. A lui piace, a me non. Cioè fa piacere, dai, è una cosa carina, se no non c'è più niente, è una tradizione. No? Sì, a me non piace. A me non piace, dai, il corpo. Però, visto che sto facendo questa cosa con i weekly vlog. Mi regala una fotocamera da 700 euro. Sì, certo, perché a parte che non ce l'ho da spenderli per vai, per vai te. Alle votazioni, per stoppa te. Le telefonate. Sì. Comunque, voi che regalo farete al vostro ragazzo se ce l'avete? Datemi idee, perché lui non mi vuole dire che cosa vuole fare a me e di conseguenza vuole che dopo che io vedo il suo regalo, io gli faccio il regalo a lui, però... Ti regalo un bel trespolo così ti metti là e fai il corpo. Sondaggio, lo lascio o non lo lascio? Vai, vai, piatevela, regà. Ma loro
loro mi prendono. Vero, vero. Io giuro che non lo faccio apposta, però sono venuta con Lorenzo, mi ha portato in un posto speciale che è un ristorante cinese, però un po' particolare, un po' casereccio, mi piace da morire. Cioè adesso vi faccio vedere per esempio cosa ho preso io, perché è resa la cantonese, però scotta da morire, ancora non lo posso mangiare. Cioè praticamente col piatto di casa e io sto un po' in pizza, qua c'è un castoro che mangia. Se siete interessati, vabbè, cioè non è pubblicità, però è stata una cosa carina. Via Cristina 368, questa qua, vicino via Giordania. È proprio semplice, semplice, cioè proprio due tavoli, così, tutto. È semplice che fare le magne a casa. Sì, è vero, è proprio sempre resta a casa. E buon appetito, solo a me perché lui ancora non arriva. Arrivo direttamente a sabato, ragazze mie, mi sto truccando. Ieri non ho vloggato per niente, è stata una giornata un po' brutta. Ogni tanto non ho tutta questa energia di filmare o di raccontarmi come vorrei. E non c'è sempre tanta allegria, quindi ieri è stata proprio una giornata in cui sono stata proprio a casa, ferma, immobile, senza fare proprio assolutamente niente. Quindi ho deciso di recuperare oggi sabato, perché oggi è l'8 ed è festa. E di festa di solito l'8 si fa l'albero, quindi è quello che ho intenzione di fare anche io, nonostante il mio spirito natalizio sia andato a farsi benedire. Oggi farò l'albero di Natale. Tra l'altro questa settimana ho ricevuto anche una bella notizia, nel senso che mi è arrivata una bella chiamata, però finché non si realizza io non ci credo. Non so se sono un po' superstiziosa, però è una bella notizia, quindi mi sento anche in colpa a stare giù, perché in realtà tante cose si stanno realizzando, si stanno, no? Stanno cambiando in meglio. E non, però comunque rimango un po' abbacchiata, non so se mi sto ancora riprendendo da questi ultimi mesi che sono stati un po' ballerini. Comunque, allora io adesso mi metto le scarpe e vado giù in cantina. Team ansia da cantina, non so se anche voi siete di questo team. Perché ci sono dei rumori. Questo vlog sta diventando un film dell'horror. Però almeno c'ho. Cioè, se mi succede qualcosa ci sono tipo le testimonianze. Ok, albero e addobbi. Però devo fare uno per volta perché ho solo due braccia. E con una devo vloggare, no? Molto furbamente non vi ho fatto vedere che ho fatto l'albero. Sono stata sciocca, però alla fine c'è. C'è. Ed eccolo qua. È forse l'albero più brutto che avete mai visto nei secoli dei secoli. Amen. Le palline sono tutte blu, orribili, questo coso non è bastato per tutto l'albero. L'unica cosa bella è questo qui che ho preso da Maison du Monde tipo l'anno scorso, e la punta è pure storta. E quel quadro là è proprio vecchio, raga. Cioè, scusatemi, un giorno quando avrò una casa tutta mia farò l'albero più bello del mondo. Per ora mi devo accontentare di questo. Comunque, in tutta la disperazione di questa settimana che è andata un po' così male, sono stata triste, cioè questo è uno dei motivi per cui io non faccio vlog solitamente, perché la mia vita non è perfetta come quella delle altre magari che hanno tutto ok. Io sono un po' triste come persona a volte, ogni tanto non è bello farlo vedere, però è anche, fa parte della vita di tutti i giorni. Comunque volevo dirvi che non vi ho ridetto, perché l'ho detto nel video di mercoledì che è uscito mercoledì, se lo avete visto, se non l'avete visto ve lo lascio qui lì, non lo so, ve lo lascio. Sono riuscita a organizzare questo incontro fatidico con voi, nel senso principalmente con le ragazze romane, perché si terrà a Roma, poi in un futuro non lo so come può andare, magari riuscirò a rifarlo a Milano o al sud, che non ci sono mai stata per esempio in Puglia, queste cose così, vediamo come si mettono le cose, insomma state ma capì. Quindi sì, ho fatto anche una specie di locandina che ve la voglio far vedere, è molto brutta, è molto becera perché io non sono una grafica, però sono abbastanza soddisfatta del risultato, ve la faccio vedere. È questa qua, incontriamoci, quindi l'incontro è domenica 16 dicembre alle 15.30 a Piazza del Popolo, con queste due disagiate qui che comunque vedete abbastanza spesso nelle mie stories, anche nel vlog precedente c'era. Sarà un incontro semplicissimo, niente di che, non vi preoccupate, cioè se siete tipo timide o preoccupate, che ne so, che dovete portare qualcosa, non dovete portare assolutamente niente, ci incontriamo a Piazza del Popolo per strada, certo speriamo che non piove perché altrimenti devo riorganizzare
organizzare tutto, però sarà una cosa semplicissima, proprio io volevo fare una cosa tranquilla per noi, per conoscerci, per vederci anche di persona, così magari leviamo questo ostacolo del video. È una cosa molto carina, magari ci andiamo a fare una passeggiata insieme, ci andiamo a vedere qualche negozio insieme, ci andiamo a prendere un tè insieme, non lo so. Comunque al centro è molto bello, soprattutto questo periodo natalizio. Certo, domenica sarà un delirio, quindi saremo tutte con i mezzi, penso, cioè almeno io andrò con i mezzi. È bello, bello, io non vedevo l'ora di fare una cosa del genere e sono contenta anche di farlo con Elisa e con Eleonora. Sabato sera. In realtà sto uscendo con Lorenzo, però volevo chiudere il vlog in una maniera dignitosa, perché visto che è stata una settimana un po' così, ho deciso di chiudere in bellezza. In realtà non so cosa faremo, forse una passeggiata, vediamo dove ci porta la macchina. E siamo venuti qui, che bello. Di notte è molto più bello, anche tu sei molto più bello di notte, lo sai? Davvero? Sì, è vero, nei locali è chiappo. E quindi lì ci sta il nuovo spelacchio, che però non è tanto spelacchio, però andiamo a vedere più vicino. In confronto a spelacchio lui è più bellino, diciamo, molto più. Ah, giallo rosso! Avete capito? Giallo rosso! Turista? Questo è Viale in Corso! Che bella! Che ore sono? Le? 11. Che ne so? Sarà sì, sì, sono le 11 e 10. Cioè sono le 11 e tipo giorno. Sì, è illuminato già. Raccordo, e cioè, ci sono tipo tantissime persone e tantissime macchine. Cioè, strano, perché sono comunque 6 gradi, fa freddo. E c'è sta pure la Befana dietro di noi. Dai, cioè, sono io. Befana. Dai, non si fanno queste cose. Mi fa fare le cose malvagie. Buono, raga. Che bello. Con queste luci fantastiche natalizie in questo vicolo molto pulito di Roma, che si trova proprio dietro al Pantheon, quindi dovrebbe essere molto più pulito. Che è al Pantheon? Al Pantheon, dopo questo mi sta sparaflusciando con i suoi fari. Io direi, Lorenzo, se tu sei d'accordo, di chiudere qua questo weekly vlog, perché ormai è passata la mezzanotte ed è praticamente domenica. Sì, infatti, non ne addormiva. Quindi, ci vediamo al prossimo. Chiudi tu? Vai, chiudo. Tu.